fatto così, protagonista applaudito sul palco dell'Ariston in compagnia del suo amatissimo sax nella serata di venerdì. Lo abbiamo ritrovato a Palazzo Iacono, Francesco Cafiso, felice per i giusti tributi e le giuste attenzioni che la città di Vittoria, la sua città, finalmente meritatamente gli offre. Francesco Cafiso, ritenuto uno dei più grandi sassofonisti al mondo nonostante l'ancora tenera età, da alcuni definito addirittura il messia del jazz che sta contribuendo a risollevare le sorti di questo genere musicale, è stato ricevuto dagli amministratori comunali che gli ha... Parigi, Londra, New York, poi le Blue Note di Milano e poi Berlino e tutte le più grandi città europee. E per il futuro dove speri di andare ancora? Intanto la cosa imminente futura è quella là di dovrò andare a suonare all'Iridium di New York e con Wynton Marsalis all'Lincoln Center. Queste sono le più importanti.